A poche ore dall'entrata in zona gialla, Cremona si interroga su una riapertura che presenta ancora molti aspetti critici. Bar, ristoranti e pizzerie stanno allestendo i loro nuovi spazi nella consapevolezza che non si tratterà di un periodo facile. Il coprifuoco delle 22 e il servizio solo all'esterno rappresentano già due problematiche importanti. Per questo motivo sono numerosi i cremonesi che operano nel settore e che in queste ore si stanno rivolgendo alle associazioni come Concommercio e Confartigianato Alimentazione. Primo, il limite delle ore 22 in un periodo estivo è assurdo. Le aperture, se aperture non sono aperture, perché allora innanzitutto il discorso dell'aprire solamente chi ha spazi esterni è penalizzante per due motivi: per chi non ha gli spazi, primo perché non può fare questo, secondo perché naturalmente chi fa delivery sarà penalizzato da chi invece può farne a meno. Ci sono ristoranti che per esempio l'anno scorso hanno creato dei gazebi con delle pareti mobili di vetro che mi risultano questa volta non possono essere utilizzate, quindi oltretutto il solito discorso di investire per poi dopo addirittura non poter utilizzare un investimento che l'anno scorso era permesso. Secondo, noi siamo, possiamo dirlo specialmente noi ed altri, siamo in una zona in cui il clima è molto bizzarro, sia per l'ubicazione territoriale nostra, sia perché il clima ultimamente è veramente bizzarro. Quindi cosa succede? Che se noi siamo là a ghiaccio, allora se piove io sicuramente non andrò a mangiare, se ho prenotato non andrò a mangiare. Se piove addirittura intanto che sto mangiando fuori mi dicono cosa dobbiamo fare, quindi cosa succede? Che il ristoratore o la pasticceria o per dire altri, come possono pensare di giocare tutte le sere una lotteria andando a preparare prodotti, quindi lasciando merce preparata che deve essere buttata via, preparando, allestendo tutto? Secondo me l'apertura dovrebbe essere assolutamente con spostamento in avanti del lockdown. E poi assolutamente con la possibilità anche all'interno, attraverso comunque dei distanziamenti accettabili, non solo dell'esterno, quindi poter cenare all'esterno, ma anche all'interno.